Il volume raccoglie 12 contributi presentati nel corso della giornata di studi svoltasi il 4 maggio 2019 presso il Museo Pepoli di Trapani, iniziativa organizzata in collaborazione con il gruppo archeologico Drepanon. Il libro, a cura di Luigi Biondo e Antonino Filippi, rappresenta la traccia di un lungo percorso storico e archeologico che ha visto come protagonista Trapani e il suo territorio fin dal lontano paleolitico, attraverso vicende che coinvolsero popolazioni di tradizioni culturali assai diverse: Sicani, Elimi, Fenici, Greci, Romani, Ebrei, Bizantini e Arabi. Già l'uomo abitava questa parte della Sicilia nel corso del Paleolitico medio, quindi probabilmente intorno a 200.000 anni, 150.000 anni, ancora non ci sono datazioni precise, ma diciamo, c'è un range cronologico abbastanza ampio. Poi così abbiamo, diciamo, una frequentazione a partire da 10.000 anni in poi del territorio, diciamo, senza soluzione di continuità, nel senso che il territorio è stato abitato in luoghi diversi, con intensità diversa, ma in quasi tutte le fasi della preistoria. Hanno lasciato, a mio modo di vedere, l'identità di questa terra. Io da oltre 30 anni lavoro per un assessorato che ha cambiato pelle e nome, che si chiama Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Forse l'identità è un po' troppo semplice, bisognerebbe dire le identità siciliane, ma tutte queste testimonianze stratificate certamente diventano le identità di questo territorio magnifico. La presentazione del volume è stata a cura del professore Oscar Belvedere, archeologo, a lungo docente presso il Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo e tra i maggiori esperti di topografia antica della Sicilia. Periodo molto ampio, dalla preistoria alla tarda antichità, e riassume, dà uno sguardo panoramico, ma con molte puntualizzazioni interessanti, sulla storia di questo territorio, in particolare dell'area di Trapani e più vicina a Trapani, sostanzialmente per diversi millenni. Il focus è prima sulla preistoria, poi sull'età classica, anche sull'età romana, per finire anche con due saggi sulla comunità islamica e la comunità ebraica a Trapani nel Medioevo.